Ciao a tutti e ben ritrovati. Le mie vacanze sono finite definitivamente e facciamo una bella ripetizione a inizio video e finalmente posso ricominciare con la mia normale programmazione sul canale. Quindi, d'ora in avanti, tutti i sabati troverete un video dedicato ai libri. Allora, siccome è tanto che non registro, ho deciso di cominciare con un video un po' chiacchiericcio, un po' divertente, che comunque ci focalizza sempre e comunque su tanti bei libri. È comunque un video che dà molti spunti, secondo me, per poterci confrontare ed è un video simpatico che mi andava veramente tanto di fare. Come avete visto, si tratta di commentare la lista dei 100 libri da leggere assolutamente nella vita secondo la BBC. Allora, io ho visto questo video per la prima volta sul canale di Gaia Lapasini. Vi metterò qua sotto sia il canale che il video. So che tanti di voi già seguono Gaia, giustamente. È una ragazza giovane, piena di entusiasmo, di passione, di voglia di imparare. A me piace tantissimo questo aspetto di lei. Ha proprio tanta tanta voglia di penetrare a fondo la lettura, la vive con l'entusiasmo di una persona che potrebbe essere mia figlia e mi piace da morire. L'ho visto sul suo canale, mi è subito venuta voglia di farlo. Poi è passato un po' di tempo e l'ho visto anche su un canale più piccolo di quello di Gaia, ma che vi consiglio assolutamente. Il canale, se non mi sbaglio, si chiama Melancholink, ma non vorrei sbagliare. Comunque leggete qui sotto, anche qui troverete sia canale che video di questo canale di una ragazza che mi piace da morire. Ha interessi e modalità, approcci molto originali. È una persona di grande personalità, mi piace molto seguirla, quindi vi invito, se avete voglia, di scoprire anche canali più piccoli ma interessanti, di andare a vedere anche il suo canale. Allora, due disclaimer fondamentali. Io non ritengo che esistano libri che bisogna per forza leggere nella vita. Ognuno legge ciò che vuole. Sicuramente ci sono libri che hanno un valore letterario o di altro genere più importanti di altri. Ciò non significa che nessuno si debba sentire obbligato a leggerli, rimane la libertà assoluta. Secondo disclaimer, io non concordo con tutto quello che è presente in questa lista. Credo di aver intuito su alcuni titoli quali siano le motivazioni, nel senso che magari ci sono dei titoli che hanno segnato comunque un'epoca perché sono stati dei bestseller, perché sono andati molto di moda, perché hanno inventato in fondo una corrente anche, magari non letteraria, ma comunque una corrente di costume, che quindi sono stati significativi per il periodo in cui sono usciti. Detto ciò, io non sarei in grado, neanche io, con le mie opinioni, di stilare una lista di 100 libri, quindi io direi semplicemente prendiamola per quello che è. Andiamo insieme a vedere quali sono i libri che ho letto di questa lista e che cosa ne penso, quali non ho letto e avrei voglia di leggere, quali non mi interessano, ce ne sono alcuni anche che non conosco affatto. Quindi ecco, eviterò i commenti sulla necessità della presenza o meno di alcuni libri su questa lista per focalizzarmi direttamente sul titolo in sé. Allora, io vado a prendere le domande dal canale di Gaia, cioè le domande, scusate, i titoli dal canale di Gaia, e vi lascerò qui sotto tutti i titoli in modo che se avete voglia di giocare, perché a me questa cosa di fleggare le liste, di spuntarle, mi fa impazzire, mi diverte da morire. Quindi se avete voglia di divertirvi anche voi, potete giocare insieme a me. Magari scrivetemi nei commenti qualcosa se vi va, rispetto alle vostre opinioni su alcuni di questi libri. Allora, numero 1, Orgoglio e pregiudizio. Ah, scusate, terzo disclaimer, ovviamente dei libri che ho letto di questa lista non vi parlerò diffusamente perché sennò non ne usciamo, sarà poco più che un elenco. Ecco, allora, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen l'ho letto. Io non posso considerarmi la fan numero 1 di Orgoglio e pregiudizio, come capita per tante persone, ma è sicuramente un bellissimo libro, sicuramente con un valore letterario importante e che ci mostra una scrittrice decisamente sui generi.
Ingenius per l'epoca, parliamo dei primi dell'Ottocento in Inghilterra, e il bello secondo me di Jane Austen è questo approccio estremamente ironico e molto più interessante rispetto a quello che potrebbe apparire, diciamo, una lettura superficiale. Di Jane Austen ho letto solo Orgoglio e Pregiudizio, ma sicuramente voglio procedere con altro. Poi, Il Signore degli Anelli. Allora, io ho deciso di portarvi qui i libri che non ho letto, ma che per qualche motivo possiedo e che quindi, se li ho qui e non li ho letti, vuol dire che li voglio leggere. Il Signore degli Anelli ce l'ho, in realtà non per mia scelta, ma perché questa è la vecchissima copia Rusconi, introvabile oramai, di mio marito, che lesse quando uscì in Italia. Lui la ama profondamente, è uno di quei libri che mio marito spesso e volentieri mi dice di leggere. Questo contiene tutti e tre i libri, prima o poi lo farò. Non l'ho ancora fatto, non so se, no, sicuramente non lo farò entro quest'anno, ma prima o poi vorrei leggere Il Signore degli Anelli. Poi, numero 3, Il profeta di Gibran. Ecco, questo non l'ho letto ed è uno di quei libri che non mi ispira, sinceramente. Io sono molto lontana, come mio sentire personale, da tutti i libri intrisi di una morale, qualsiasi sia, di spiritualismo, di quelli che io chiamo, scusatemi, il pregiudizio, perché questo è un pregiudizio nel senso letterale del termine, istruzioni per l'uso alla vita. Non mi piacciono i libri contenenti messaggi espliciti. Io preferisco ricavare messaggi anche spirituali e non so, indirizzi di vita, di pensiero, riflessioni anche sul sociale, sulla politica, sull'essere umano in generale, o da saggi, e allora lì vado a scegliere di leggere un saggio o un libro di non fiction, o dalla storia, dal racconto, dai personaggi. Io sono molto lontana da questa tipologia di libri. Ce ne saranno altri, sicuramente, mi pare proprio ce ne siano altri di questo tipo. Ovviamente questo è un pregiudizio, non posso parlare del profeta di Gibran, che sinceramente tra tutti quelli con questa tematica è quello che potrei anche in futuro leggere, per farmene un'idea, perché io odio avere pregiudizi, quindi preferirei avere un giudizio, magari uguale a quello che vi sto comunicando ora, ma a lettura compiuta. Ecco, diciamo che al momento non mi ispira. Poi Harry Potter di J.K. Rowling, io ho letto solo il primo e il secondo, poi mi sono arenata. L'anno scorso avevo detto che avevo intenzione di fare tutta la lettura dei libri insieme a mia figlia, ma poi sinceramente mi è passata un po' la voglia, non perché non mi siano piaciuti, ma semplicemente perché avevo voglia di leggere altro. Comunque Harry Potter, il primo, credo che intenda il primo volume, è un bel libro e ha senso che stia qui dentro. Poi, Se questo è un uomo di Primo Levi, ecco, questo forse è l'unico libro che c'è qui dentro che ritengo sia davvero necessario leggere nella vita per il suo valore di testimonianza, fondamentalmente. È ovvio che è ovvio, è evidente che questo libro abbia anche un valore letterario, ma il motivo per cui è necessario leggerlo è per non dimenticare. Questo, come altri libri sui campi di concentramento, su quello che è accaduto e lo sappiamo, sono libri. Almeno alcuni tra questi, se questo uomo lo è, che vanno letti. Io l'ho lessi molti, molti anni fa e vorrei rileggerlo. La Bibbia non l'ho letta per intero, la conosco abbastanza, un po' perché la studiamo, perché viviamo in questa cultura, ma non l'ho letta e non mi ci vedo a leggere tutta la Bibbia nella vita. Poi Cime Tempestose di Emily Bronte, l'ho letto tantissimi anni fa. Questo è uno dei classici che vorrei davvero rileggere. Comunque mi piacque. 1984 di George Orwell, imprescindibile per il mio gusto, per i miei gusti. L'ho amato profondamente, mi ha profondamente sconvolta. È uno di quei libri che non può, secondo me, lasciare indifferenti. Scritto benissimo, ma acuto, sagace, stupendo. Mi piacerebbe tanto leggere anche Noi di Zamiatin, che so essere il distopico che in qualche modo qualcuno dice abbia ispirato George Orwell per il 1984. Comunque, 1984 letto e adorato. I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Io l'ho letto,
Al ginnasio ho fatto il classico, quindi al classico si fanno i primi 2 anni di superiore, si chiamano ginnasio, i secondi 3 anni sono i 3 anni di liceo. Io l'ho letto al ginnasio, a letto e stra-analizzato con la professoressa, l'ho letto prima della maturità e l'ho riletto per la terza volta, un'altra volta per mio piacere personale. Chi mi conosce sa perfettamente che io amo Il Promesso Sposo, è un libro che a me è piaciuto moltissimo e che forse sarò un po' retrograda in quello che sto dicendo, ma io credo che abbia ancora un senso studiare a scuola, perché è un romanzo che ha significato moltissimo per la storia del romanzo moderno italiano e per la lingua italiana. Quindi anche solo per questo va studiato, comunque, secondo me. Poi mi rendo conto che certi contenuti sono probabilmente un po' datati, nel senso che non sono più attuali o comunque vanno contestualizzati, il potere salvifico della provvidenza, cose di questo genere probabilmente non sono più tanto sentiti, ma per il valore del romanzo e della lingua italiana in sé, Il Promesso Sposo è un libro da continuare a studiare, a mio avviso, mio modesto parere. Io comunque l'ho adorato. La Divina Commedia di Dante Alighieri l'ho letta tutta e io qui devo ringraziare tantissimo il mio professore di italiano del liceo che ce l'ha fatta studiare tutta canto per canto, un canto alla settimana per tutti e 3 gli anni del liceo. Allora per noi fu un lavoro piuttosto pesante, ma ora lo ringrazio tantissimo, sono molto molto felice di aver potuto fare questo studio accurato di forse l'opera delle opere, per almeno per quanto riguarda l'Italia, ma vorrei dire mondiale o perlomeno per quanto riguarda il mondo occidentale. Ah, una cosa che devo dire di questa lista, è una lista che non prende in considerazione gran parte della letteratura mondiale, è una lista per noi occidentali, senza dubbio, quindi questa è una grande mancanza secondo me, però per la cultura occidentale la Divina Commedia è imprescindibile. Piccole donne di Louisa May Alcott, letto quando ero piccolina, credo forse facevo la quinta elementare o la prima media, allora mi piacque molto. Lessico familiare di Natalia Ginzburg, lo sapete, l'ho acquistato da poco ed è uno dei libri che penso leggerò tra settembre e ottobre. Comunque ho voglia tanto di leggerlo il prima possibile, non l'ho mai letto e quindi ce l'ho qui da leggere. Sono molto contenta che in questa lista invece siano presenti tante opere italiane. Poi, Coma 22 di Joseph Heller, non l'ho letto, però è uno di quelli che potrei leggere in futuro. L'opera completa di Shakespeare non l'ho letta, io ho letto qualcosa di Shakespeare, non tutto e non credo che la leggerò mai tutta. Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani non l'ho letto, ma voglio assolutamente leggerlo nella vita, assolutamente. Lo Hobbit di Tolkien, non lo so se lo leggerò, nel senso che Il Signore degli Anelli voglio proprio leggerlo. Lo Hobbit dipende da come mi sono trovata con la lettura del Signore degli Anelli. In casa non ce l'ho, lo Hobbit, mio marito l'ha letto, ma credo che gliel'avessero prestato ai tempi. Quindi boh, non mi ci vedo andare a comprare o a prendere in biblioteca, insomma, farmi prestare lo Hobbit, ma si sa mai nella vita. Poi Il nome della rosa, incredibilmente non l'ho letto, però ce l'hanno i miei suoceri, ce l'hanno anche i miei, lo voglio assolutamente leggere, quindi prima o poi me lo farò prestare. Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa è uno dei libri più belli che abbia mai letto nella vita e mi ricordo anche perfettamente il momento storico della mia vita in cui lo leggevo. Mi vedo proprio sulla porta, fuori dalla porta della casa di Vinci al tramonto, dopo che avevo fatto varie gite in Toscana in quell'estate, che mi mettevo lì e leggevo questa meraviglia che vi straconsiglio, uno dei miei libri preferiti in assoluto. Il processo di Franz Kafka è il libro più bello di Kafka, secondo me. Ho letto anche La Metamorfosi, altri racconti, non ho letto Il Castello, ma il processo è strepitoso, angosciante come non potete immaginare. Calcolate solo che parla di un uomo che viene arrestato e non sa perché, e non saprà mai perché, e di tutto quello che poi ne segue, il processo, eccetera, eccetera. Bellissimo, secondo me.
Le affinità elettive di Goethe, non l'ho letto, ma anche questo è un libro che in futuro potrei leggere. Via col vento di Margaret Mitchell, non lo possiedo, ma lo leggerò sicuramente. Ho tantissima voglia di leggere quel libro. Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, uno dei miei classici del Novecento preferiti. Vi ho già detto che di suo preferisco Tenere la notte rispetto al grande Gatsby, ma Il Grande Gatsby è uno di quei libri, secondo me, a cui continui a pensare dopo che l'hai letto. Sono quei libri che hanno la capacità di entrarti dentro e di non uscirne mai più. È un libro meraviglioso, secondo me. Charles Dickens, Amore mio, con Bleak House, Casa Desolata in italiano, mi pare che sia il secondo libro che lessi di Dickens, splendido. Tra l'altro, Casa Desolata è nei 10 libri preferiti di Stephen King, che in questa lista non c'è. E mi spiace perché con It, secondo me, doveva esserci anche Stephen King. Bellissimo, Bleak House, bellissimo. Secondo me c'è un concentrato di Dickens assoluto, molto molto bello. Guerra e pace di Tolstoi. Mi allungo un attimo, mi prendo sono alzata la mia posizione di lettura, eccolo qua. L'ho cominciato ieri, sono a pagina 110, me ne mancano solo 1350. Io l'avevo già iniziato a leggere, ero arrivata a metà qualche anno fa, poi l'avevo abbandonato perché era nel mio periodo terribile di blocco del lettore e avevo capito che lo stavo rovinando. Ho fatto passare del tempo, ho cambiato edizione, ho preso questa edizione Garzanti che vi straconsiglio perché tutte le parti in francese sono tradotte, poi è piuttosto maneggevole per essere un libro così corposo. E sono stracontenta di essermi buttata in questa avventura. Ve ne parlerò, spero, a fine mese, sperando di averlo terminato. Poi, Guida Galattica per autostoppisti, non l'ho letto, pensavo non mi interessasse per niente, e invece, almeno il primo, potrei anche leggerlo. Poi, Brideshead, non ci vedo neanche. Brideshead Revisited di Evelyn Waugh, io non lo conosco, scusate l'ignoranza, non ho idea di che libro sia. Delitto e castigo di Fyodor Dostoevskij. Allora, Delitto e castigo, lo sapete ormai, è uno dei libri della mia vita. Letto a 15 anni la prima volta, è uno dei pochi libri che ho riletto nella vita. È il libro che mi ha introdotto allo scrittore, alla letteratura russa e alla letteratura in generale. Io amo Delitto e Castigo. Dopo Delitto e Castigo sono seguiti per me, vediamo se me li ricordo in ordine di lettura. Mi pare di aver letto subito dopo, nell'arco di pochi anni, insomma, L'Idiota, I Demoni, I Fratelli Karamazov, Le Notti Bianche, La Mite, Tutti i racconti, Il Giocatore, Il Sosia. E questo mese ho letto Memoria dal sottosuolo. Lo amo tantissimo. L'Odissea di Omero. Io non so perché c'è l'Odissea e non l'Iliade, non capisco il discrimine, ma non fa niente. Anche qui ringrazio i miei professori a scuola, sia l'Iliade che l'Odissea le ho studiate molto molto a fondo. Le ho lette antologicamente, quindi non le ho lette per intero, però al classico, almeno ai miei tempi. Perché adesso non so più se è così, considerato che mi sono diplomata nel 1994, ai miei tempi si studiavano a fondo e sono molto molto felice di aver avuto questa opportunità e vi dirò che potrei anche rileggerle o leggerle, diciamo, in versione integrale in futuro. Non lo escludo assolutamente. Alice nel Paese delle Meraviglie è un mistero, non mi ricordo se l'ho letto, non me lo ricordo, io ce l'ho in casa. Ma è di mio marito, ma io ho memoria di me che lo leggo, ma non ho un ricordo chiaro. Secondo me, perché è sovrapposto da tutte le varie versioni che tutti noi conosciamo di questa storia. Quindi non ve lo so dire. Boh, forse sì, forse no. L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera l'ho letto e l'ho apprezzato, ma non l'ho amato particolarmente. In generale, nei libri che ho letto di Kundera, ho letto anche La lentezza e La raccolta di racconti amori ridicoli. Sono un po' lontani cioè non mi arrivano a livello emotivo. Poi riconosco che sono scritti molto bene, tematiche interessanti. Probabilmente se li rileggessi ora con una visione molto più adulta della vita rispetto a quella che avevo quando li ho letti, forse li apprezzerei di più. Infatti, stavo anche ragionando sul fatto che potrei rileggere La raccolta di racconti Amori ridicoli perché me la ricordo poco ed è l'unico libro che ho in casa, che mi è rimasto in casa suo, quindi potrei riprovare. Comunque l'ho letto.
Poi, vediamo di non perderci, Anna Karenina di Lev Tolstoy, sì che l'ho letto, amato alla follia e lo vorrei rileggere. David Copperfield e Charles Dickens, ne ho letti un po' di Dickens, ma non tutti, e questo ce l'ho qui in questa meravigliosa versione Bur Deluxe che mi sto tenendo come le cose sante e penso che leggerò in dicembre, a Dio piacendo, perché mi piace tantissimo leggere Dickens in pieno inverno, specialmente vicino a Natale, un po' prima, un po' dopo, è proprio quasi una tradizione che io ho rispetto a Dickens, tant'è che non vado veloce io a leggermi i libri di Dickens, che io amo sopra ogni cosa. Forse lui e Dostoevskij in generale sono i miei autori del cuore, per quanto riguarda i classici almeno, e Dickens me lo centellino, perché è vero che si può rileggere e io ho riscoperto tantissimo il piacere della rilettura nel tempo, però è anche vero che non è come leggere da zero. E ce l'ho qui e non sapete, io sento di volergli già bene, ecco, quindi sarà letto a breve. Poi Le cronache di Narnia, credo di aver passato l'età, nel senso che se mi vedo ancora, mi immagino di me seduta a leggere Il Signore degli Anelli, non mi vedo a leggere Le cronache di Narnia. Poi Emma di Jane Austen, vi ho detto che vorrei approfondire l'autrice, quindi lo leggerò molto probabilmente. Cuore di De Amicis, l'ho letto da piccola, mi ricordo che mi avevano regalato per la comunione un libro illustrato. Allora era un libro che veniva regalato tantissimo ai bambini, allora con lo spirito di allora mi piacque, ora credo che non mi piacerebbe più, però ha un senso a mio avviso. Italo Svevo con La coscienza di Zeno, l'ho adorato, adorato tantissimo, so che è un libro che divide molto, io sono una di quelle a cui è piaciuto tantissimo. Il cacciatore di Aquilloni di Osseini non mi ispira, so che è stato un best seller, molto amato in linea generale, a me non viene voglia di leggerlo. Il mandolino del capitano Corelli, so che esiste, ho presente più o meno di cosa parla, ma non è un libro che conosco o che abbia mai approfondito. Memorie di una geisha, voi non ci crederete, ma io non l'ho letto. È uno dei libri più letti al mondo, forse io non l'ho mai letto, potrei leggerlo in futuro, non lo escludo, non è una delle mie priorità, ma non lo escludo. Poi Winnie the Pooh, no, basta, non lo leggerò più, non l'ho letto e ho passato l'età, non ho figli piccoli a cui leggerlo, se Dio vorrà magari lo leggerò a qualche nipote, ma insomma non rientra nel mio futuro di lettrice, credo. La fattoria degli animali di Orwell, letto, libro allegorico straordinario, una stilettata nell'anima, acuto tanto quanto Orwell, tanto quanto 1984, ovviamente non così complesso, non è un distopico in questo caso, è quasi una favola per adulti, appunto molto allegorica, secondo me da leggere. Il codice da Vinci di Dan Brown, posso capire perché sia in questa lista, è evidente, non per il suo valore letterario, perché non è un libro che nasce per questo, ma è sicuramente un libro che ha segnato un'epoca, c'è poco da fare, almeno a livello di costume. Io l'ho letto, contenta di averlo fatto, me lo ricordo benissimo, l'ho letto un giorno che ero in ferie, quando uscì all'epoca. Ero in ferie, ma non per le vacanze lunghe, avevo 2 o 3 giorni da finire, mi pare, ed ero di una tristezza fotonica quel giorno, perché c'era un sacco di cose nella mia vita che non mi andavano, ed ero proprio triste. Io mi sono buttata in quel libro, l'ho iniziato e l'ho finito, e nel momento in cui io leggevo Il Codice da Vinci non ho pensato ad altro. Ci sono dei libri che secondo me possono avere questa valenza, cioè possono essere letti come magari un altro fa la settimana linguistica, per l'amor di Dio, ma vale anche questo secondo me. Sapete che io non sono una lettrice snob, leggo un po' di tutto che rispecchi comunque i miei gusti, ovviamente, che sono solo miei e assolutamente personali, però non ci vedo niente di male a leggere un libro come Il Codice da Vinci. Ovvio, come dico sempre, l'importante è sapere cosa si sta leggendo, voglio dire, se dopo che avete letto Il Codice da Vinci credete che quello che c'è scritto sia vero e andate a googolare i simbolismi e i codici dell'ultima cena, ecco, magari no, però insomma basta sapere che cosa si sta leggendo, si può leggere tutto.
Poi siamo al titolo 43, Cent'anni di solitudine di Márquez, letto e amato, anche se mi ricorderò per tutta la vita che non capivo più niente tra Aureliano e Arcadio, perché si chiamano tutti così i protagonisti maschili di questo libro, una saga familiare, realismo magico, uno dei classici del Novecento più famosi al mondo, a me piacque moltissimo. Poi, Il barone rampante di Calvino lo lessi tanti anni fa, forse alle medie, non me lo ricordo neanche tantissimo. Gli indifferenti di Moravia non l'ho letto, ma questo è uno di quelli che potrei leggere, che vorrei leggere, come il seguente, ovvero Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Allora, c'è stato un periodo quando io avevo intorno ai 20 25 anni in cui andava tantissimo questo libro. Mi ricordo che tante persone lo leggevano in quel momento. Allora me ne ero curiosa, poi mi è passata completamente la curiosità e mi è tornata tutta da pochi mesi a questa parte, da quando mi sto riavvicinando anche alla storia più antica o ai classici. Potrei leggerlo. Poi I Malavoglia di Verga, io l'ho letto per la scuola, forse l'unico libro letto per la scuola che non mi è piaciuto per niente. Non è la prima volta che ve lo dico, qualcuno di voi sotto alcuni altri video mi ha consigliato di rivalutare questa lettura e non è detto che non lo farò in futuro, ma al momento devo dire che per il ricordo che ho l'ho letto e non mi è piaciuto. Il Fu Mattia Pascal di Pirandello invece è uno dei classici italiani più belli del mondo, secondo me l'ho amato alla follia. Il Signore delle Mosche di Golding non l'ho letto, anche questa è una mancanza che sento forte, non grave in senso assoluto, vi ripeto, nessuno è obbligato a leggere questi libri, ma io mi sento che sia una mancanza per me, quindi lo leggerò. Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, non l'ho letto, ma anche questo potrei leggerlo in futuro. Vita di P, boh, non lo so, non credo che lo leggerò. Il Vecchio e il Mare di Hemingway è un altro libro che non mi è piaciuto. Letto durante il superiore, non mi era stato assegnato questo, mi pare di averlo letto per mia, di mia volontà, mi sembra. A me allora non piacque per niente, ma proprio per niente, però anche lì probabilmente non l'ho capito fino in fondo, non lo so. No, però non mi viene neanche voglia di rileggerlo in tutta onestà. Poi Don Chisciotte della Mancia, uno dei libri più belli che abbia mai letto e che vi stra consiglio di leggere senza timori, senza ansie, se non l'avete letto e anche solo vi incuriosisce, buttatevici. È un libro straordinario, è del 1600, ma è divertente, avventuroso, profondo, tragico, passionale, ha un finale straziante. Per me Don Chisciotte è l'eroe per eccellenza, è l'eroe dell'utopia, è la follia della bontà, è straordinario, straordinario. I dolori del giovane Werther di Goethe non l'ho letto, ma non credo che lo leggerò, almeno per ora non mi viene voglia di leggerlo. Le avventure di Pinocchio di Collodi, sì, me l'ha letto tutto il mio papà quando ero piccola, mi addormentavo la sera con lui che mi leggeva Pinocchio e poi l'ho anche riletto ed è un libro bellissimo secondo me. L'ombra del vento di Zaffon, bello, io l'ho letto, anche qui so che divide tanto, come tutti i libri diventati tanto famosi. A me il seguito non è piaciuto e non ho letto altro di Zaffon, ma a me questo, in quel momento della mia vita, è piaciuto, mi è servito, mi ha dato quella spinta, quella voglia di leggere. È un libro che può anche sbloccare dal blocco del lettore, secondo me. E sono molto contenta di averlo letto e capisco perché sia in questa lista. Ha segnato un'epoca, non c'è niente da dire. Siddhartha di Hermann Hesse, l'ho letto ed è uno dei motivi per cui non ho mai letto Il profeta di Gibran. Poi scusatemi perché probabilmente sono ignorantissima e non c'entrano nulla l'uno con l'altro, perché io non dico che si somiglino assolutamente, non fraintendetemi. È proprio il tipo di libro che mi è lontano anni luce, anni luce. Siddhartha l'ho letto e non solo non l'ho apprezzato, mi ha anche molto indisposta, mi ha innervosita quel tipo di lettura, non è proprio roba per me. Il mondo nuovo di Aldous Huxley lo voglio leggere assolutamente, non lo possiedo, ma lo voglio leggere.
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Addon, non mi ci vedo a leggerlo, non l'ho mai letto e non mi ispira al momento. L'amore ai tempi del colera di Márquez è ancora più bello di 100 anni di solitudine. È una storia d'amore straordinaria e atipica, bellissima. Ci sono tra le pagine più disarmanti che abbia mai letto sull'amore, e anche qui sono legatissima a questo libro perché lo lessi a Cuba, nel mio viaggio a Cuba, che mi ha segnata profondamente. Io stavo leggendo quel libro e per me sarà sempre importantissimo. Uomini topi di Steinbeck, devo aggiungere altro. Cioè, Steinbeck. Allora, se Dickens e Dostoevskij sono probabilmente i miei autori classici dell'Ottocento preferiti, Steinbeck è uno dei miei autori preferiti del Novecento, quindi vabbè. Lolita di Vladimir Nabokov. Vi parlerò di Nabokov a breve. L'ho riscoperto tantissimo, per questo mese ho letto un suo romanzo. Per me lui è proprio la letteratura con L maiuscola. Leggere un libro di Nabokov vi riempie di gioia orgasmica se amate la scrittura con la S maiuscola, la letteratura con la S, con la L, no, con la S, con la L maiuscola. È grandioso, secondo me, è veramente, veramente grandioso. Io lo amo alla follia. Alla follia, Lolita è uno splendido romanzo. Il come, scusate, mi stanno arrivando messaggi, intanto ho dimenticato di togliere la suoneria. Il commissario Maigret di Georges Simenon. Non so che cosa intenda bene con questo titolo, perché Simenon ha scritto sul commissario Maigret vari romanzi, era il suo commissario dei suoi gialli. Io ho letto qualche libro di Simenon, una decina circa, ma con protagonista il commissario Maigret è solo un racconto. Non escludo assolutamente di leggerli in futuro. Amabili resti di Alice Sebold, l'ho letto, mi è piaciuto in parte, comunque un voto positivo, diciamo. Di suo ho preferito di gran lunga Lucky, senza ombra di dubbio. Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas è il libro per eccellenza, secondo me. Se uno pensa a un libro come a un compagno d'avventura, come a un amico che ti sta vicino per un po' di giorni ma ti lascia qualcosa per sempre, Il Conte di Montecristo è quel libro. Sulla strada di Jack Kerouac ce l'ho, e ce l'ho da leggere, dov'è? Eccolo qua. Mi era stato regalato anni fa e non l'ho ancora letto, però lo leggerò sicuramente. So che è passato un po' di moda, che è molto legato a un periodo preciso della Beat Generation americana, ma proprio per questo ho proprio voglia di leggerlo. È uno dei libri che, se non nel 2021, l'anno prossimo credo farò rientrare tra le mie letture. Poi La Luna e Falò di Cesare Pavese, mi vergogno, non l'ho letto, ma lo leggerò. Il diario di Bridget Jones, anche qui probabilmente ha un senso il fatto che sia in questa lista, sempre per, come fenomeno di costume, non lo leggerò, non ci vedo proprio, non è un giudizio di valore, ci tengo a precisarlo, non rientra proprio nel mio gusto assolutamente. I figli della mezzanotte di Salman Rushdie lo leggerò sicuramente prima o poi. I versi satanici, uno dei libri più belli che abbia mai letto. I figli della mezzanotte forse è ancora più famoso e voglio leggerlo. Moby Dick di Herman Melville, io l'ho sempre considerato il libro più bello che non ho mai letto, nel senso che io prima di morire lo voglio assolutamente leggere, quindi lo leggerò. Oliver Twist di Dickens, sì, l'ho letto, adorato. Dracula di Bram Stoker, l'ho letto, non è il mio classico preferito, ma è il gotico per eccellenza e mi è piaciuto. Tre uomini in barca di Jerome Clapper Jerome. L'ho letto alle elementari, mi ricordo che avevamo una bibliotechina alle elementari dove pescavamo libri, e l'ho letto allora, e anche allora onestamente non mi piacque, nel senso che io non amo la letteratura umoristica. Questo è un libro inglese che nasceva come finta guida turistica, in realtà raccontava le avventure bizzarre e divertenti di tre amici. A me la letteratura che fa ridere non piace, quindi ecco, però al suo perché. Poi Notes from a Small Island di Bill Bryson, non lo conosco assolutamente. L'Ulisse di James Joyce è uno di quei libri che io mi sento di non essere in grado di leggere. Ci sono dei libri che mi fanno paura e che, se li penso, mi fanno sentire stupida.
quindi non so se avrò mai il coraggio di affrontare l'Ulisse. I Buddenbrook di Thomas Mann è stato uno dei libri di quella famosa estate che ha segnato la mia vita per sempre, in cui lessi Delitto e Castigo, i Buddenbrook, Madame Bovary, Rosso e Nero, eccetera, 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 eccetera. Diciamo che sono questi quattro che mi hanno segnata profondamente. Ero nelle vacanze fra la quinta ginnasio e la prima liceo, quindi avevo 15 anni, 16, e niente, io li amo. Amo i Buddenbrook. Da lì è venuta tutta la mia passione per le saghe familiari. Scusate, ma stavo guardando che non si scaricasse la batteria, ci siamo quasi, vediamo di sbrigarci. 77, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, vi giuro che non l'ho letto. Non l'ho letto, non l'ho letto, lo leggerò. Émile Zola, Germinal. Allora, io di Émile Zola ho letto un bel po' di libri. Ho letto La bestia umana, L'assommoir, L'ammazzatoio, Thérèse Raquin, Nana, e Germinal, che è forse suo più famoso, non l'ho letto, lo leggerò. La fiera delle vanità di William Makepeace Thackeray, l'ho letto, adorato. È uno dei libri vittoriani più belli, sagaci, eleganti che abbia mai letto e lo voglio assolutamente rileggere. Poi, Possessione di Antonia Bayet, se mi seguite sapete, l'ho letto proprio quest'anno, dopo più di 10 anni che ce l'avevo in casa, anche questo era un libro che mi intimoriva tantissimo, e invece è un libro da affrontare con piacere e con gioia, perché è un bellissimo romanzo. Canto di Natale, Charles Dickens, è un altro di Dickens che mi manca, ma che leggerò sicuramente. È uno di quei libri, secondo me, Canto di Natale, che tutti conosciamo, ma pochi hanno letto in realtà. E io voglio colmare questa lacuna, perché nonostante io sappia come tutti la storia a memoria, la scrittura di Dickens va letta anche solo per la bellezza in sé di quello che è. Il ritratto di Dorian Gray l'ho letto, piaciuto molto. Il colore viola di Alice Walker lo voglio assolutamente leggere. Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro, anche qui non l'ho letto ma voglio assolutamente leggerlo. Madame Bovary di Gustave Flaubert, io sono tra coloro che hanno amato Madame Bovary, anche Madame Bovary è uno dei pochi classici che io ho riletto. A me Madame Bovary non sta antipatica, non mi indispone, la comprendo umanamente come personaggio, e poi il libro ha significato tutto per la storia del romanzo moderno, c'è poco da fare. Flaubert ha inventato il romanzo moderno a livello europeo. Poi, A Fine Balance di Ronington Maestri, non lo conosco. Charlotte's Web, non lo conosco. Il Rosso e Nero di Stendhal, ve l'ho appena detto, lo lessi quella famosa estate, ed è anche qui un libro che probabilmente potrei rileggere. Le avventure di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, ho letto qualcosa, non tutto, però io ho questa splendida edizione in casa, con tutta l'opera di Conan Doyle più questo, che erano stati regalati a mio marito qualche compleanno quando era piccolo, lui li ha letti tutti, e io voglio partire proprio dal primo all'ultimo volume, prima o poi li leggerò. Allora, questo volume a parte si intitola Le avventure di Sherlock Holmes e contiene alcuni racconti. Qui invece, in questi 4 volumi, abbiamo Uno studio in rosso, quello l'ho letto, Il segno dei quattro, Le memorie di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock Holmes, Il mastino di Baskerville, Le avventure di Sherlock Holmes, La valle della paura, L'ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes colpisce ancora, L'archivio di Sherlock Holmes, e niente, sono troppo belli e prima o poi voglio colmare tutte le lacune che ho, perché sono sicura che mi piacerà. Poi, The Faraway Tree Collection, non lo conosco. Cuore di tenebra di Conrad, non mi ispira, non mi viene voglia di leggerlo. Poi io dico, cioè, il video vale oggi, poi nella vita si cambia. Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, l'ho letto alle medie. E sono una di quelle a cui non... A me il piccolo principe non mi ha detto granché. Nel senso che allora mi piacque, mi riconosco che contiene tanti messaggi importanti, soprattutto per una persona giovane, senza dubbio. Io non credo che oltre una certa età abbia ancora un gran significato, nel senso che è ovvio che sono messaggi universali, che sono valevoli per tutta la durata di una vita umana, ma direi che a un certo punto se ne ha consapevolezza.
non lo so, a me non ha comunicato molto, rientra un po' in quel discorso che facevo anche rispetto a Siddhartha o rispetto al profeta. È tutto quell'ambiente letterario che a me non parla granché. Poi, The Wasp Factory, anche questo non lo conosco, niente di nuovo sul fronte occidentale, ce l'ho qui. Mio marito lo lesse tanti anni fa, infatti è vecchissima questa copia, e ultimamente mi è tornata tanto la voglia di leggerlo, anche perché non so se vi capita, a volte penso a un libro e poi stranamente ne sento parlare. Non parlo delle ultime uscite che ovviamente sono sulla bocca di tutti, ma non so, vedo questo in libreria e poi casualmente lo sento citare. E per me sono segnali in un certo senso, forse è perché ci si fa caso, perché non è che esiste, non è magia, insomma, però assolutamente lo vorrò leggere. Poi, Un uomo di Urano Fallaci, non l'ho letto, ma non credo, lo leggerò, ma al momento non mi viene voglia di leggere. Il giovane Holden di Salinger è un altro buco che ho. Io di Salinger o Salinger ho letto Franny e Zoe e mi è piaciuto tantissimo. Il giovane Holden non mi ispira particolarmente, ma probabilmente lo leggerò. I tre moschettieri di Alexandre Dumas l'ho comprato di recente e anche questo spero di leggerlo entro la fine dell'anno. La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, sapete che non credo di averlo letto, non mi pare proprio, non ho memoria, non ho il libro in casa, penso di non averlo letto. I Miserabili di Victor Hugo. È il numero 100. Come meglio chiudere questa lista se non con uno dei libri più belli del mondo? Anche qui, ancora di più che per Don Chisciotte, vale il discorso: prendete in mano i Miserabili, aprite la prima pagina e leggetelo, appunto. Non vi fate impaurire dalla mole, non vi fate impaurire dal fatto che è un classico, che è molto intriso anche della storia della propria epoca. Hugo parla tanto anche di Napoleone, dei realisti. Ugo poi interviene all'interno del racconto, ma al di là di questo io vi dico piuttosto saltate le pagine che non vi interessano, nel senso quando Ugo appunto disserta sulla politica del periodo potete anche, a mio avviso, evitare di leggere quelle pagine. È meglio, secondo me, leggere un libro saltando qualcosa anziché astenersi dalla lettura per timore. Ecco, lo dico anche a me stessa perché a volte ci casco tanto quanto e non si dovrebbe fare. I Miserabili è un libro bellissimo, bellissimo, è un libro sull'umanità, secondo me, con un protagonista, Jean Valjean, che insieme, secondo me, a Edmond Dantès di Il Conte di Montecristo sono due personaggi che non vi toglierete mai più dalla testa. Non hanno, secondo me, lo stesso spessore i due libri. Io li associo perché sono entrambi francesi, perché sono entrambi avventurosi, lunghi, eccetera, eccetera. I Miserabili è più pesante, anche come profondità, come tematiche, ma non è pesante nel senso che è difficile da leggere, assolutamente. Però Hugo non è Dumas. Detto ciò, valgono uguale, nel senso che un libro deve procurare gioia. Deve procurare gioia prima di tutto. Deve portare bellezza nella vita delle persone che lo leggono, poi deve fare anche tanto altro, secondo me. O magari anche no, dipende dal momento, dal tipo di libro che decidete di leggere, ma sono entrambi libri che portano felicità e quindi non posso che consigliarveli. Allora, detto ciò, io ho terminato i miei 100 libri. Ho fatto il conto prima di fare il video, su 100 ne ho letti 46. E che mi ispirano, tra quelli che non ho letto, ce ne sono 22, no, 32. Quindi 46 letti, 32 che potrei leggere, sicuramente i primi tra quelli che non ho letto saranno quelli che già possiedo, però vi avverto che ci sono tre libri di questa lista che non vi ho spoilerato, in realtà possiedo perché ho ricevuto degli altri regali di compleanno. Vi ho detto che compiendo gli anni il 28 luglio io ricevo regali da giugno a settembre, a seconda di quando vedo le persone, poi i parenti un po' qui e un po' in Toscana, amici e parenti, sono stata in Toscana di recente, insomma. Molto probabilmente nel prossimo video vedrete la conclusione dei miei regali di compleanno librosi e tra quei libri ce ne sono tre
che sono contenuti in questa lista, ma non vi dico quali sono. Quindi diciamo che i primi che andrò a leggere sono quelli che già possiedo, però insomma ce ne sono altri. Mi ha dato sicuramente questa lista degli spunti per letture future. Direi che sono contenta, nel senso che 46 su 100 sono un buon numero, anche se ripeto, questa lista è il mio quaderno. Vabbè, la lista della BBC non è Vangelo, nessuna lista di nessuno è Vangelo. È giusto così per passare del tempo insieme a parlare di libri, che è sempre una cosa bellissima. Aspetto come al solito i vostri commenti. Vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio gigante e alla prossima se vi va. Ciao!